Buongiorno a tutti, bentornati a Quello che è Regione e bentornato al professor Luca Antonini. Grazie. Presidente della Commissione Tecnica per l'Attuazione del Federalismo Fiscale. Prima di cominciare con lei la discussione, professore, andiamo insieme a vedere questo servizio realizzato da Simonetta Favelli. Una firma per contare nei processi decisionali dell'Europa. Una firma per far sentire forte la voce dei poteri locali intermedi nell'Unione Europea, che per riconquistare nei suoi cittadini il senso di appartenenza deve inevitabilmente essere la somma delle identità locali e territoriali degli stati che la compongono. È la firma con cui delegazioni provenienti da tutto il vecchio continente hanno siglato lo statuto giuridico di SEPLI. SEPLI è la Confederazione Europea dei Poteri Intermedi Locali, è una organizzazione, una struttura associativa che abbiamo voluto costituire per dare voce a quegli organismi intermedi al pari delle province italiane che in Europa rappresentano il governo di area vasta tra il comune e la regione. Svegliati sole, fatti sentire. È una giornata che dà voce alla esigenza di rappresentare una unitarietà della politica degli organismi intermedi, e quindi l'atto costitutivo è la formalizzazione di una struttura giuridica, dare una personalità a questa associazione senza fini di lucro e soprattutto rappresentare quella voce interlocutoria, di interlocuzione autorevole nei confronti del Comitato delle Regioni in primis, ma certamente del Parlamento Europeo e della Commissione Europea. La conferenza, svoltasi nei giorni scorsi a Roma, ha visto la partecipazione di rappresentanti dei poteri locali intermedi di numerosi stati europei. Ed è stata l'occasione per discutere del ruolo delle istituzioni territoriali nell'attuale Unione e in quella che verrà. Su un punto gli oratori si sono detti tutti d'accordo, come ci spiega Marino Fiasella, presidente della provincia di La Spezia e membro del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d'Europa. Bisogna partire dai territori. La grandezza dell'Europa si fa sommando la particolarità e la ricchezza dei territori, che sono fatti di prossimità, di persone, di storie da raccontare, di individualità. E l'Europa che ha bisogno di politica di coesione, ha bisogno di territori che, anche attraverso le politiche che l'Europa gli chiede di condividere, costituiscono e sviluppano questo senso di appartenenza. Со што случајувањето на Европа е територијално проприо на диверсита територијална е ла форца де Унијоне Унита. Добијамо лабораре проприо пер мантенере questa култура диверса, тути квести узи и костуми, перо тутто фатто инсјеме пер Унијоне Унита, мантененду перо le diversità anche territoriali, regionali e così via. Sono dunque gli enti locali intermedi che devono provare a costruire una nuova sintesi che da un lato avvicini l'Europa ai cittadini e dall'altro si inserisca nel processo decisionale della Commissione. In questo senso sono le province ad avere la dimensione giusta per rappresentare le esigenze del territorio, anche per esempio sul tema dei fondi strutturali. Ne è convinto Raul Prado, direttore della Direzione Generale per le Politiche Regionali della Commissione Europea, che si occupa proprio dell'assegnazione per l'Italia dei fondi europei. Per me le province italiane possono avere un ruolo molto importante perché, da una parte, le province possono presentare progetti più vicini ai cittadini, forse un po' più utili. E dall'altra parte le province possono anche influenzare la programmazione, fare in modo che la programmazione sia più corrispondente ai bisogni reali dei territori. In un momento in cui il ruolo delle province in Italia, ma non solo, è messo in discussione, quale sarà invece l'importanza delle province per la costruzione dell'Europa 2020? Ma devo dire che in Italia il dibattito è un dibattito molto sterile. Oggi da parte dell'Europa, da parte della Commissione Europea, si intravede la necessità di avere una interlocuzione che vada al di là del municipio,
che abbia un carattere di strategia sul piano territoriale, e quindi il ruolo delle province, il ruolo degli organismi intermedi è un ruolo sempre più centrale in un momento in cui in Europa si sta delineando la nuova politica di coesione. È l'Europa che ci chiede di condividere, l'Europa che ci ha protetto per la moneta, è l'Europa che ti chiede di poter tornare ad essere insieme a lei protagonisti in uno scenario mondiale, perché altrimenti è una grande questione, cioè siamo in un mondo che cammina talmente in fretta che ha spostato i propri baricentri economici dello sviluppo, per cui ci sono i modelli cinese e indiano che camminano a due cifre, e quindi l'Europa sarà marginale se davvero non riuscirà a mettere al centro delle proprie politiche il coinvolgimento delle persone, quindi come una consapevolezza nuova, pensando che questa è la dimensione nella quale giochiamo il nostro sviluppo, la nostra opportunità. L'importante è che a Bruxelles arrivi un segnale unitario, e per questo SEPLI chiederà di avere un ruolo ufficiale di osservatore nel Consiglio d'Europa, come le altre organizzazioni dei poteri locali e regionali. L'autorevolezza dell'Europa, del resto, non può che rinascere dal basso. Con l'Europa bisogna di fare una nuova sintesi delle identità, non per annullarne, ma per valorizzarne il proprio insieme. E la somma non può essere sempre la somma delle identità, delle storie, dei territori, non può essere la somma dei nazionalismi, ma la somma delle identità e delle storie locali. Quindi paradossalmente dico, le grandi politiche sempre più dovrebbero passare, a mio avviso, dalla dimensione nazionale alla dimensione europea, perché altrimenti non si ha scampo. Dentro però queste politiche vanno contenute, distinte, osservate nella dimensione di prossimità del cittadino, quelle che sono dimensioni del territorio. E il pensiero è rivolto al futuro, a quell'Europa 2020 che per competere nel mondo si è posta come obiettivo un'economia intelligente, sostenibile e solidale. Un'economia, insomma, che parta dai territori e che non può prescindere dai bisogni, dalle esigenze, dagli interessi dell'uomo europeo. La nuova strategia dell'Europa 2020 deve coincidere con la politica di coesione, e quindi il ruolo degli enti intermedi, il ruolo delle autonomie locali, il ruolo degli enti locali, degli enti territoriali diventa assolutamente fondamentale, non solo nella fase della interlocuzione, non solo nella fase preliminare alla nuova strategia, ma soprattutto nella fase della decisione, nella fase della responsabilità, in quella fase che poi è quella decisionale, che dovrà portare un'Europa sempre più competitiva, un'Europa che compete negli scenari internazionali, e quindi il ruolo fondamentale, essenziale degli organismi intermedi e soprattutto delle province. L'Europa diventerà una terra di qualità e di ricerca, quindi prodotti di nicchia. Gli altri corrono di più, sono infinitamente più grandi e più potenti di noi. Dobbiamo però non poter rinunciare a quell'occupazione che è legata ai servizi che servono per il mantenimento di questo sistema europeo. Questa è la grandezza dell'Europa. Quindi dico, nel 2020 che ci sia davvero non solo il 20%, quindi lo slogan è questo, non solo 20-20-20 più 20, dico più 20% di occupazione legata proprio che viene fuori, di risulta da queste scelte che partono da obiettivi di carattere ambientale e di sostenibilità dello sviluppo, ma che finiscono per contribuire in modo significativo a quella grande inquietudine che vale per tutte le persone, insomma, senza lavoro non si ha dignità, e quindi un'Europa che sappia rispondere alla dignità di tante, alla richiesta di dignità di tante persone. Professore, nel servizio abbiamo visto, si è parlato di province, il Parlamento in settimana ha bocciato l'abolizione delle province, se ne parla da tanto tempo. C'è